Vediamo ora PubMed Advanced Search Builder. Clicchiamo Advanced. Clicando Advanced si arriva alla pagina dove si vedono tutti i passi di ricerca fatti, che possono essere utilizzati per combinazioni ulteriori, in cui si clicca il link a sinistra e si compone una stringa nel box in alto, dove posso anche fare delle correzioni cliccando il link Edit. Per visualizzare i risultati di una ricerca è sufficiente cliccare sul numero dei risultati sulla destra. Da questa pagina si possono fare delle ricerche per campo. Vediamo qualche esempio. Posso ad esempio cercare articoli in cui siano presenti due autori particolari. Ad esempio, cerco gli articoli in cui siano presenti gli autori Zanotti R e Gatti D. Seleziono dal builder il campo in cui voglio fare la ricerca, in questo caso autore. Digito l'autore. Posso sempre verificare la presenza di ciò che inserisco consultando l'index a destra, quindi do Show Index List. E mi mostra quante volte quello che ho inserito nel box è presente nel campo selezionato. Posso selezionarlo, dopodiché do Hide Index List. Nel secondo campo scelgo sempre autore e do Gatti D. E con questo ho tutti gli articoli in cui i due autori selezionati sono presenti insieme. Il Search Builder mi permette anche di fare una ricerca all'interno del titolo di una rivista. In questo caso seleziono il campo Journal. E utilizzo questo esempio per vedere come si può fare una ricerca direttamente nella Cochrane Database of Systematic Reviews. È un database a cui l'Università di Padova è abbonata ed è perciò accessibile dal portale della biblioteca digitale. Contiene revisioni sistematiche, cioè lavori di ricognizione della letteratura in cui gli studi considerati sono selezionati secondo criteri rigorosi nell'ambito dell'evidence-based medicine e si trova in cima alla piramide dell'autorevolezza dell'informazione scientifica. In PubMed la Cochrane è trattata come una rivista e come tale la si può ricercare da Advanced selezionando Journal nel menu dei campi. Nel secondo box si può selezionare un termine mesh o anche un termine lasciando all fields, dato che il campo del journal è già abbastanza ristretto. Dunque, Cochrane, per il momento lascio all fields nel secondo campo e digito rianimazione cardiopulmonare. Vado sempre sull'index anche per verificare la digitazione e do search. Andando ai risultati, quando cerco revisioni della Cochrane mi posso imbattere in titoli uguali. Infatti, le revisioni vengono aggiornate. Non c'è comunque il rischio di mancare un documento più recente, perché quando c'è un aggiornamento questo viene indicato da un link specifico.
Ecco, vedo ad esempio il record numero 4 che è stato aggiornato da Update In e dà il link dell'aggiornamento. Posso usare la pagina di Advanced per altri tipi di ricerca, quando ad esempio non ho idea di quali mesh usare o semplicemente per ispirarmi nel cominciare una ricerca, che comunque posso fare in PubMed con parola libera, ma dove rischio anche di avere un numero di partenza troppo alto da analizzare. Allora, posso selezionare Title nel box dei campi di ricerca. E cercare articoli che nel titolo abbiano termini per me significativi. Ad esempio, voglio cercare qualche cosa sulla movimentazione, sollevamento del paziente e il mal di schiena. Faccio dei tentativi preparandomi a cambiare opzione se non ho risultati. Provo con patient lifting. Vado all'index list. Ho 23 risultati che potrei andare ad esaminare perché 23 non è un numero alto, ma così per esercizio uso un secondo campo di ricerca. Ecco, non mi fido a mettere solo titolo, metto titolo abstract perché per numeri così bassi è facile trovare zero risultati. E qui scrivo back, scrivo solo back perché potrei mettere back pain, back injury, qualcos'altro, c'è sempre back comunque ed è l'opzione più sicura. Vediamo, index list, do search. 8 risultati che comincio a guardare dopo aver sempre selezionato formato abstract. E qui comincio a vedere dei mesh utili, dolore muscoloscheletrico. Ecco, vedo che sollevamento dei pazienti esiste in mesh moving and lifting patients. Anche occupational disease è un mesh utile, perciò vado avanti ad analizzare le possibilità che mi vengono suggerite. Gli esempi visti sono dei suggerimenti per dire che una ricerca si può cominciare in tanti modi. L'importante è osservare i risultati e cogliere gli indizi per alimentarla. Salvare la strategia di ricerca. È possibile salvare una strategia di ricerca allo scopo di aggiornamento. Salvare la strategia con Save Search significa salvare la stringa di comando che mi ha dato dei risultati. Per fare questo si va su Save Search. Se non si è fatto l'accesso a MyNCBI, si viene invitati a farlo in questo momento. Si dà un nome alla ricerca. Ecco, la si salva. A questo punto si deve decidere se si vogliono ricevere gli aggiornamenti della ricerca nella propria casella di posta. In questo caso va scelto il formato, la frequenza, il numero di records che si vogliono ricevere, è possibile inserire delle note e poi si salva. Se invece non voglio ricevere gli aggiornamenti nella mia casella, clicco No Thanks e salvo. In questo caso andrò a vedere gli aggiornamenti quando voglio in MyNCBI.
E ora vediamo come si presentano. Io qui ho un elenco di ricerche salvate. Se do Manage Saved Searches, ho una visualizzazione che mi dà due possibilità: o cancellare le ricerche che non mi interessano più con Delete, oppure di chiedere gli aggiornamenti. Da questa videata posso notare un particolare: ho fatto due ricerche molto simili su Nursing, Alzheimer and Caregivers. Clicco e do What's New. I risultati sono molto diversi. Un nuovo item nella ricerca con i mesh e 35 nella ricerca con parola libera. Chiaramente, se salvo una strategia di ricerca, devo tenere presente la differenza se parto dai mesh o dalla parola libera. Con i mesh, gli aggiornamenti riguarderanno gli articoli già indicizzati, cosa che non accade immediatamente. Allora, se salvo una strategia di ricerca a scopo di avere un aggiornamento il più recente possibile, è opportuno creare una stringa semplice con parola libera che mi dà la garanzia di trovare tutto. Infatti vediamo 35 item ed è meglio tenere il salvataggio di una ricerca fatta con i mesh quando ho bisogno di recuperare gli aggiornamenti, frutto magari di una strategia difficile e complicata, per non essere costretto a ripetere la fatica già fatta, sapendo però che non contengono gli articoli più recenti. Torno su PubMed. Torno su Advanced come ultima opzione sulla gestione dei risultati, vediamo la possibilità di mandare i risultati via mail. Da send to do email. E devo decidere il formato. Qui scelgo formato abstract. Posso scegliere o meno di mandare anche in mesh. Devo fare attenzione che il numero da inviare di default è 20, per cui se il numero di record che devo mandare è più alto, devo stare attenta, posso mandare fino a 200. Se i record dovessero essere più di 200, faccio due spedizioni. La prima comincia dal record numero 1, la seconda comincerà dal numero 201. Metto l'indirizzo email, do un titolo, posso aggiungere delle note e poi spedisco. Destinatario può essere solo uno come misura anti-spam, eventualmente devo mandarlo a più persone, faccio più spedizioni successive. Con ciò avrei concluso, auspicando di aver dato un'idea di utilizzo almeno essenziale. E rimando ai numerosi tutorial presenti sul sito di PubMed per ulteriori dettagli. Grazie.